Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Partners in Time. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che finalmente avevamo trovato dove era nascosta Peach. Stavamo per andare in quella direzione, ma un tascatemiaccio ha cambiato direzione dei tubi. Questo invece ci riporterà all'inizio. 3, 2, 1. Ovviamente, ecco fatto. Ticketi. Se volessi rifarmare un altro paio di punti potrei ritornare facilmente qua, ma non è il momento. Dobbiamo prima trovare un'uscita e spero che quel tubo blu che c'è là sopra sia l'uscita di cui necessitiamo. E là, 4 funghi mix, fiori mix, perfetto. Ucciderei prima il drago. Perfetto. Cosa? Aia, che male. Vabbè. Non sapevo il tempismo della mossa, infatti era lentissima. Se no avrei aspettato un attimo di più prima di caricare il martello. Anche perché un altro paio di secondi ci sarebbe anche caduto. Allora, vediamo. Qui abbiamo una manopola. Qui abbiamo... I fantasmi sono facili da evitare, quindi ho sbagliato, ovviamente. Vediamo. Da Mario. Arca troia. Ma il tempismo di sto coso è lentissimo. Faccio fatica a evitarlo perché è lento. Baby. Ecco qua, addio. E niente, volevo saltargli in testa ma ho cannato il tempismo. Si vede che è prima mattina. So che non si nota, forse c'è più luce. Però finalmente dopo un sacco di tempo sto registrando di prima mattina. Cosa che difficilmente mi viene facile fare. Perché ovviamente col lavoro tutto risulta più difficile. Oggi è un caso particolare, ma non siamo qui a parlare dei cazzi miei, giusto? Allora, credo proprio, vediamo se ho ragione. No, ok, niente, pensavo... Ah, che stupido. Non avevo visto i buchi, dannazione. Allora, adulti, ecco qua. Formazione B. Andate. Prima che finisce la trasformazione. Allora, fermi tutti. Carichiamolo di nuovo al massimo. Vediamo. Ecco fatto. Forse ce la facciamo. A pelo pelo, ma ce la dovremmo riuscire a fare. Che tra l'altro vorrei anche tornare qua dentro, perché mi sa che c'era una ventola sotto che nascondeva qualcosa. Dovrei controllare. Allora, aspetta un attimo. A questo giro cerchiamo di guadagnare subito tempo e mettiamo già i bimbi sulla ventola. Voi due. Ecco fatto. C'è una ventola qua nel mezzo che secondo me nasconde qualcosa. Ecco qua, infatti. 20 monete, che non saranno tante, e un calzone spazio. I calzoni spazio per chi sono? Per gli adulti. Allora, aumenta di... decente la difesa, l'attacco e i baffi. Potremmo aumentare Luigi così da renderlo più o meno pari a Mario. Certo è che Luigi ha un sacco già di baffi e Mario ha una difesa molto più bassa. Potremmo rendere più resistente Mario in questo momento. Luigi ha 227 di difesa e 54 di baffi, Mario ne ha 40 di baffi e 216.
potremmo rendere Mario molto più ottimizzante. E tra l'altro, se non troviamo un altro pantalone da dare a Luigi, faremo in questo modo: abbasseremo l'attacco di Luigi togliendogli la tessera durezza e dandogli dove sei, e gli darei la Dina tessera A, così Luigi ha meno problemi di danno in quanto difesa, ma farebbe più danno in quanto avrebbe uno strumento che gli aumenta la quantità di danno. Però per il momento glielo teniamo così, per il momento rimaniamo in questo modo. Tra l'altro, se troviamo un'altra tessera interessante per Mario, le due tessere della durezza le diamo ai bambini, che sono molto più deboli, è vero. Se dovessero mettersi a combattere sarebbe un casino e morirebbero, ma nel momento in cui ci sono ancora gli adulti siamo al sicuro, siamo al sicuro almeno. Bimbi, scendete e andate a ricongiungervi con i vostri adulti. Ecco qua. Mi sa che qua c'è un altro di quei minigiochi in cui dobbiamo, ecco, far scendere i bambini in volata. Vediamo se ho ragione. Mi sa di sì, vero? E infatti. Tra l'altro, il minigioco del Twomp nel vulcano, madonna mia quanti tentativi ho dovuto rifare per farla perfetta. Ho detestato dover rifare quel minigioco più volte, perché voi avete visto il mio tentativo finale, dove alla fine ci sono riuscito. Ma fra quello e il primo tentativo ce ne sono stati di mezzo un sacco, perché facevo magari 49, 48, ero sempre lì che me ne mancava uno, due, e porca puttana, se non è perfetto io non ci riesco a farle queste cose. O meglio, a volte lascio addirittura perdere, cioè se mi richiede troppo tempo una cosa dico fanculo, non mi ci butto così tanto tempo per fare una stronzata del genere. Magari a volte invece mi impunto e lo devo fare, e lo devo fare per forza. Tipo qua, vabbè, non dobbiamo fare niente di che, però ho visto che c'era una pedana su cui fermarsi. Ecco qua, infatti, guscio e monete. Vabbè, niente di eccezionale, ma schifo non mi facevano. Non mi sembra ci fosse un'altra pedana di qua, però. Eccoci qua, bimbi. Allora, speravo di riuscire a saltargli in testa, dannazione. Allora, prima i due vecchi ce li togliamo dalle scatole. Ecco, fatto. Niente, Luigi. Mio mio, quanto. Aia, che stronzo. Ma non lo sapevo io che i fantasmi potenziano i nemici. Ma no, dai, lo sta resuscitando, ma che palle. Ma in questo caso il fantasma muore? Eh sì. Una volta che il fantasmino grigio entra dentro il nemico, muore con lui, fantastico. E allora tanto vale non attaccarli i fantasmi se ci sono dei nemici. Ottimo, 550 punti esperienza per aver fatto fuori 4 nemici di cui abbiamo combattuto solo 2. Dannazione. Ad esempio qui, qui vabbè, uccidiamo subito il piccolino, perché sennò rievoca l'altro. Ecco fatto. Questa è la mossa più facile da evitare. Preso in pieno, ti sta troppo bene. Perfetto. Ulla. Darca miseria. Comunque hai voglia che gli hanno aumentato la difesa qui, eh? Prima non era così efficiente. Cioè, prima l'ho ucciso comunque con due colpi. Bravo Baby Gigi. Ci ho sperato. Perfetto. Ci ho sperato di ucciderlo.
Vabbè, questo giro stiamo facendo un filo schifo. Ci sono giornate up, ci sono giornate down, totalmente. Infatti mi sa che appena usciamo da qui me ne torno al villaggio dei fungozzi e facciamo scorta di funghi normali. Vai bimbi, sparate. Che volo che ci siamo fatti. Allora, aspetta. Non penso proprio che... esatto, c'è un altro pannello da attivare prima. Allora, bimbi, venite che così combattiamo tutti assieme. Non bisogna far aumentare di livello in modo errato tutti, bisogna farli in modo preciso. E che palle. Sbagli il tempismo una volta, sbagli il tempismo sempre. Oh no. Vedi, un errore abbiamo fatto e un errore ci ha causato tutto questo. Ovvero il vecchio che ritorna e il bimbo che è ancora vivo. Ancora, per poco. Chissà se effettivamente nelle versioni fuori dall'Europa anche qui si può usare il trucco del continuare a resuscitare il nemico per guadagnare punti. Nel senso, il vecchio torna in vita con il fungo, quindi di conseguenza conta come nemico che ritorna o come nemico unico, chi lo sa. Allora, per una volta siamo andati bene bene. Questo attacco è veramente fuori scala a livello di danno. Cioè, colpisce tutti con, se la potenzi bene, un'ottima potenza d'attacco. Cioè, il fiore mix è veramente un oggetto da temere. Allora, ci arriveranno i bimbi dall'altra parte? Speriamo. Ecco fatto. Allora, 1, 2, 3 e 4. Perfetto. Ponti abbassati. Possiamo passare tutti. Ci sarà un oggetto lì? Ne dubito. Secondo me... 5 monete? La solita monetina singola? Ultrafunghi, va bene. Pensavo molto peggio, ma perché a una certa non puoi pensare mai bene di... degli oggetti che trovi. Trovi sempre schifo. Effettivamente non abbiamo trovato più X sul pavimento, stranamente. Forse arrivati a questo punto hanno detto vabbè, basta. Oh no, mi ricordo. Cioè, o meglio, se non sbaglio, qua dobbiamo farlo a più pezzi, questo qua. Dannazione. Perché adesso dovrebbe uscire il tascategnaccio da ogni singolo buco, da ogni singolo tubo che vediamo, e di conseguenza dobbiamo farci tutta la sequenza. Oh guarda, parli del diavolo. Dobbiamo farci tutta la sequenza in cui dobbiamo togliere il tascategnaccio dai tubi. Allora, voglio, prima di fare qualsiasi cosa, esatto, farmi il giro. Uno, per vedere se ci sono oggetti, e due, per vedere se ci sono nemici. Nemici non mi sembra, giusto? Però già le X ce le prendiamo tutte. Non mi sembra ci siano nemici da queste parti. Strano, ma vero. Ecco fatto. Tornate con noi. Allora, quell'ultimo tubo là mi sa che è chiuso. Qua non ci sono X, perché ci sono i mega spuntoni. Però forse... ok, no, ci ha abbassato il tubo. Il ponte. Ponte che... eccolo qua, il tascategnaccio. Il categnaccio, perché non è il tascategnaccio. Il tascategnaccio è quello che abbiamo noi. Eccolo qua. Che palle.
Che palle questa parte. Allora, prima di farci lui, passiamo un attimo di qua. Voglio vedere. Oh no, le bombe. Dov'è? Speravo di non incontrare dei nemici, sinceramente. Aia. Benissimo. Fanno malissimo. Ok, 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 ok. Allora, con calma, vediamo se ci sono tanti oggetti da prendere. A questo giro quasi quasi eviterei anche di combattere. Dove siamo? Da questa parte, perfetto. Quindi vuoi vedere che magari riusciamo ad abbassare il ponte? Perfetto. Non che ci serva, ma vabbè, sì, ci serve per prendere gli oggetti. Intendevo non che ci serva perché gli adulti... jeans razzo e ricostituenti. Allora, jeans razzo mi sa che sono per i bimbi, vero? 114 di attacco, 202 di difesa. Darei a Mario perché Luigi... Beh, allora, Mario ha sicuramente più attacco. Luigi... li diamo a Luigi. Li diamo a Baby Luigi perché Mario e Baby Mario riescono a fare molti più danni di quanti Luigi e Baby Luigi riescano a fare al momento. Quindi dobbiamo equilibrare il tutto. Sai cosa? Io metterei il martello per evitare le bombe. Vediamo. Ah, non l'ho presa mai perché mi ha toccato l'esatto frame in cui... Dicevo, mi ha toccato l'esatto frame in cui io ho tirato giù il martello. Annaggia. Benissimo, Baby Gigi sale di livello. Ci arriviamo a 100, Gigi? No, e niente, devo puntare alla velocità perché ha solo quello da aumentare. Bravo Gigi, vai così. Niente, comunque torniamo all'idea originale, saltiamogli in testa e buonanotte a tutti. Vieni qua. Va bene, non parlo più. Perfetto. Bene, oddio, ho avuto paura che stesse per esplodere, infatti sarebbe successo. Baby Mirio sale di livello. Neanche a lui riusciamo a portare la difesa 100, vero? E infatti. Perfetto, però almeno i baffi 5 ce li siamo presi. Non è tanto, perché ormai Baby Mario 38 di baffi è un po' poco. Gusci rossi è un po' poco, però vuoi un po' di culo, magari qualcosa riusciamo a tirare su. Magari un colpo critico una volta ogni tanto. Schifo non mi fa. Perfetto. Preso. Benissimo. Mi sembra che le bombe qua nel tubo siano più facili di quelle che erano nella parte di fuori. Poi magari in realtà non è vero, però ho questa impressione. Tra l'altro, come ho detto, abbiamo speso un sacco di monete. Dobbiamo recuperarne un po'. Devo, a parte, fare un po' di scorta di funghi base, di quelli normali, però anche di qualche altro strumento, magari se ci avanza qualcosa. Tanto a fine lì siamo a fine gioco. Cioè, anche se ce li teniamo sti soldi, non ci servono. Cioè, anche se arriviamo di nuovo a 10.000, non ce ne facciamo nulla. Dobbiamo arrivare o a tanti soldi per comprare tanti strumenti o a sto punto. Io non mi ricordo se bisogna tirare su prima questo qua davanti e poi quello dietro, se è indifferente. Scopriamolo subito. Ok, forse è indifferente. Tipo qua adesso dobbiamo tirare giù questo dietro e questo qua a destra per fare una freccia che va di qua per voi. Perfetto, è indifferente quindi quale colpiamo.
Qua invece questa qui davanti. E questa qui a sinistra. Se non sbaglio, tra l'altro, c'era un livello in cui si spostava fra i vari tubi, dovevi colpirlo per puro culo. No, credo che devi colpirli tutti adesso. Quindi, o forse solo uno è quello giusto. Chi si ricorda? Ah, devi colpire quello giusto, quello più veloce di tutti, che è questo qua, dritto, perfetto. Meno male che non si è ricaricato la vita, mamma mia. Per un attimo, quando ho visto che era sbagliato, penso, no, devo rifarlo. Ting tong. Che schifo. Mi hanno ucciso. E con questo dovremmo riuscire a uscire dalla cantina del castello. La cantina, poi, le fognature del castello, altro che cantina. E con questo siamo fuori, giusto? Non ci dovrebbero essere più tascatagnacci che ci spostano i tubi. Vediamolo subito. Qualche X? No? Sì? No? Perfetto. Cluc, cluc, cluc. Lup, e risalgono su. Oh, ma guarda un po', la fortuna sfacciata a volte. Allora, di qua passano i bimbis. Credo, esatto, che possiamo aprire il passaggio. Io farei così, visto che appunto dicevo il passaggio ora è libero, noi ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!